Infatti oggi vedremo come creare un libro utilizzando il creatore di libri messo a disposizione da Wikipedia, per cui andiamo direttamente sul sito. Ed ecco l'interfaccia classica. Quello che dobbiamo fare è andare in questo menu, in drop down, e cliccare su stampa, esporta se non è già aperto, e cliccare su crea un libro. Successivamente si attiverà la richiesta per avviare il creatore di libri, che non è abilitato di default, per cui dobbiamo andare a cliccare su questa icona. Fatto questo, vedrete comparire sopra una barra in cui c'è scritto creatore di libri. Se lo andiamo a disattivare, ritorneremo al punto di partenza. Questo invece è il punto dal cui potremo amministrare il nostro libro, lo vedremo dopo, e questi invece sono i suggerimenti delle pagine in base alle ricerche. Supponiamo di voler creare un libro riguardante la tecnologia. Diamo ok, vediamo quello che ci propone Wikipedia. Ecco, a questo punto non dobbiamo fare altro che, trovata la risorsa che ci interessa, cliccare su aggiungi questa pagina al tuo libro. E qui vedremo appunto la pagina che è stata aggiunta. Se siamo a corto di fantasia, possiamo appunto farci aiutare da Wikipedia e trovare qualcosa inerente al nostro tema, per cui ci aggiungiamo informatica. Vediamo se ci interessa la definizione e facciamo aggiungi pagina a questo libro. Al tuo libro che avrà raggiunto le due pagine. Andiamo a dare un'occhiata cliccando su Mostra libro e a questo punto dovremo decidere il titolo. Vediamo sottotitolo, così scegliamo il formato della carta che lasceremo in A4. Lasciamo includi indice, per ora lasciate una colonna e poi possiamo decidere, possiamo anche farlo subito, ma non c'è problema. Facciamo così, sì, mettiamo due colonne e automaticamente già possiamo andare qui sotto, abbiamo i due temi che possiamo drag and droppare, per cui spostare, qui avremo tutte le pagine inserite, e da questo menu potremo svuotare il libro, ordinare tutto alfabeticamente o creare un capitolo. Andiamo a vedere dopo. Se vogliamo avere una prima, diciamo una preview del libro, vediamo. Ecco, qui come vedete la barra di scorrimento ci indicherà quando il nostro libro è stato caricato. Questo Pedia Press non è altro che il sito che ci permette di scaricare il libro che avremo creato a pagamento. Perché questo? Perché questa è un'altra possibilità che ci dà Wikipedia. Se noi vogliamo come vedete qui possiamo scegliere il libro se riceverlo in hardcover, cioè con la copertina rigida, andremo a pagare 7 dollari in più, il colore altri 5 dollari in più, altrimenti avremo il libro a 8,90 dollari. Ma a noi non serve, perché noi lo scaricheremo, vedremo dopo, gratuitamente attraverso il sito Wikipedia direttamente. Questo ci serve solo per avere una preview. Qui ecco come comparirà il nostro libro. Magari possiamo scegliere di aggiungere una immagine e di cambiare colore, per esempio.
Ecco qui. Qui possiamo decidere se mettere una prefazione e qui invece ritorniamo indietro e clicchiamo per avere una preview. Ecco come comparirà il nostro libro. Come vedrete c'è l'indice delle due pagine che noi abbiamo inserito, ha creato automaticamente un indice, tecnologia informatica. Ecco qui tutto quello che è stato preso da Wikipedia. Non abbiamo problemi di copyright perché queste risorse sono praticamente libere, le possiamo utilizzare liberamente in quanto ci troviamo già su una piattaforma libera come Wikipedia. Andiamo avanti. Cenni storici, aspetti tipici, come vedete, un vero e proprio libro. Alla fine abbiamo la bibliografia, le voci correlate, indicazione di progetti di Wikipedia perché ci sono i credit logicamente di Wikipedia, le fonti e gli autori delle voci che bisogna normalmente citare in un'opera sono già automaticamente aggiunte, le licenze, tutto aggiunto, non dobbiamo fare assolutamente niente, un indice ed ecco qui pronto il nostro libro. Ma ripeto, questo ci serviva solo per vedere, per tenere sotto controllo il layout della nostra creazione, diciamo, per cui noi ritorniamo sul nostro libro e immaginiamo che vada bene così, per cui non dobbiamo fare altro che scaricarlo. Come scaricarlo? Ecco qui abbiamo le varie opzioni. In ebook, PDF oppure abbiamo sotto forma di open document perché praticamente possiamo aprirlo con OpenLib, per esempio la suite gratuita open source che non ha niente da invidiare alla suite di Microsoft, oppure lo possiamo aprire in EPUB, EPUB sono i formati digitali che tutti i principali lettori tipo il Kindle o altri leggono, o possiamo limitarci, c'è cioè l'OpenZIP che è un altro tipo di estensione, o possiamo limitarci a scaricarlo sotto forma di PDF. Io vi consiglio questo oppure l'EPUB, ma forse il PDF è quello più utilizzabile. Prima di scaricare andiamo a vedere il crea capitolo. La possibilità di creare un capitolo ci permette di creare un capitolo e noi ce lo ritroveremo nel libro e possiamo anche questo drag and dropparlo tranquillamente. Ordinare alfabeticamente abbiamo visto che lui lo ordina secondo l'ordine in cui noi andiamo a creare le pagine, altrimenti avremo l'ordine alfabetico cliccando qui. Se vogliamo ricominciare a capo, clicchiamo su svuota libro. Come vedete è molto semplice. Allora, ritorniamo appunto al tipo di estensione di download, abbiamo deciso di scaricarlo in PDF, per cui clicchiamo su scarica e dobbiamo attendere chiaramente lo stato di download. A questo punto, vediamo che la conversione è terminata. Per cui il documento è stato generato e possiamo scaricare il file sul nostro computer. Eccolo qui, in preview. Eccolo, tecnologia. Ovviamente tenete presente che qui non avremo nessuna immagine perché questo è semplicemente quello che noi otteniamo da Wikipedia. Se vogliamo diciamo un layout particolare, dobbiamo scaricare quello a pagamento attraverso l'altro sito che abbiamo visto prima. Eccolo qui, come vedete, abbiamo tutto quello che abbiamo messo con le immagini, per cui questa è un'ottima risorsa per le tesine o per qualunque tipo di ricerca. Non dobbiamo fare altro che cliccare sul tasto destro e stampare in
col nostro supporto, diciamo utilizzando la stampante oppure una stampante virtuale. Ecco qua. Tutto qui. Alla prossima.